Ciao da Avsim e buona domenica. Oggi torna in campo la Juventus, 20:45, diretta su Sky c'è Roma-Juventus. Non una partita normale, non una partita semplice. Se la Juventus dovesse anche solo pareggiare sarebbe campione d'inverno, perché a pari punti con l'Inter, con lo scontro diretto, è la Juve ad essere campione d'inverno. Ma ci interessa zero. Io credo che vogliamo vincere, vincere come non mai stasera, anche perché abbiamo vinto molto bene contro il Cagliari e vogliamo vedere una Juventus il più possibile vicina a quella. È di questo che ha parlato Sarri nella conferenza stampa pre-Roma-Juventus. Ve ne ho parlato a caldo ieri appena terminata la conferenza, e cioè che dobbiamo dare una continuità di risultati, una continuità di rendimento, una continuità nella crescita del gioco di questa squadra. Dobbiamo quindi andare sul lungo periodo, ma per farlo dobbiamo mettere tanti pezzettini, fare tanti passi, andare prima nel medio periodo di continuità di questa squadra, e quindi questo è un banco di prova molto importante. D'altra parte, molti di voi, commentando proprio la bella, secca, netta vittoria contro il Cagliari, avevano detto: sì, però si è trattato del Cagliari che, per quanto sia in alto in classifica, è pur sempre il Cagliari. La partita più probante, l'occasione per mettere veramente alla prova il momento della Juventus sarà appunto la Roma. E allora eccoci qua, siamo appunto a poche ore dal calcio d'inizio di Roma-Juventus, una partita che si preannuncia secondo me molto bella, una partita molto bella che sarà una sfida tecnica. Una sfida tecnica perché le due squadre sono due squadre tecniche, ma anche perché hanno due tecnici molto bravi e molto preparati, che si sono scambiati complimenti vicendevoli e sinceri, secondo me, alla vigilia. Cioè Fonseca addirittura ha incoronato Sarri come miglior allenatore d'Europa, o quantomeno uno dei migliori, e Sarri ha confermato l'impressione che aveva avuto all'inizio della stagione di Paolo Fonseca, avendolo già osservato allo Shakhtar, cioè un allenatore che sa far fare alle proprie squadre un calcio propositivo, e quindi un calcio bello, ma soprattutto un calcio efficace. Ed infatti, che cosa possiamo dire di questa Roma? Che dopo un inizio un po' arrancando, sta crescendo, è cresciuta, ha ottenuto dei risultati con merito e sta finalmente sviluppando un gioco convincente, pur con tante difficoltà dovute soprattutto agli infortuni. E infatti stasera saranno fuori per infortunio Kluivert, Mkhitaryan, Pastore, Santon, ai quali si è aggiunto Spinazzola per un virus. È recuperato Zaniolo, però ecco, vedete, come al solito la Roma ha quei 4-5 infortunati che tutto sommato non vanno a condizionare tantissimo la formazione titolare, perché tutti questi nomi che vi ho fatto sono comunque, tranne forse Spinazzola e un po' Pastore, non sono giocatori necessariamente titolari. Quindi Fonseca ha la possibilità di schierare una buona, buonissima formazione dal primo minuto, e si parla di un 4-2-3-1, ma si parla anche più probabilmente di un 3-4-2-1. Quindi una difesa a 3 che non dovrebbe essere un problema per la Juventus, come ha detto Sarri, perché abbiamo giocato anche contro le difese a 3 già in questa stagione, e quindi l'attacco, i ragazzi lì del reparto d'attacco sono pronti anche a questo, ha detto Sarri, anche a fronteggiare una difesa a 3 per quelli che sono i movimenti offensivi che bisognerà fare. Difesa a 3 in che senso? Vi dico allora quella che dovrebbe essere la formazione della Roma: Paolo Lopez naturalmente in porta, difesa 3 con Cetin che mette centimetri ed è quindi un giocatore sicuramente più difensivo per poter comporre questa difesa 3, poi con Mancini e Smalling, uno dei difensori più forti di questo campionato, anche lui è cresciuto tanto di pari passo con la crescita della Roma ed è un giocatore molto temibile che potrebbe veramente essere quasi insormontabile pur per l'attacco della Juventus, quindi sarà molto complicato doverlo affrontare, lo dico molto sinceramente. Con Kolarov a questo punto non terzino sinistro ma spostato leggermente avanti sulla linea della mediana, e con Florenzi dall'altra parte. Dovrebbe essere questa la formazione, mediana composta naturalmente da Diawara e Veretout, con Zaniolo e Lorenzo Pellegrini recuperato quindi sulla tre quarti un po' più davanti, in appoggio naturalmente a Edin Dzeko. Una bella formazione, una tre quarti molto interessante, cioè Zaniolo, Pellegrini, niente male, assolutamente niente male. Ed infatti la Juventus dovrà essere brava in questo, nell'evitare che negli spazi la Roma abbia la possibilità di fare soprattutto i filtranti, perché è lì che sono bravi, sui filtranti soprattutto di Pellegrini, sugli inserimenti centrali, i movimenti centrali, gli attacchi centrali, e poi ovviamente sono anche molto bravi sui calci piazzati. Quindi non dobbiamo far passare il pallone
Ma non dobbiamo neanche intervenire sulle gambe perché un calcio di punizione dalla tre quarti sappiamo benissimo che cosa può comportare se lo tira Kolarov e non solo, ma soprattutto, cioè Kolarov chiaramente è colui che tira principalmente le punizioni della Roma, ma sono in generale molto bravi sui piazzati e basta, a prescindere da Kolarov. D'altra parte mi ha incuriosito, mi ha molto colpito Paolo Fonseca che in conferenza stampa ha parlato di una Roma che deve creare le sue occasioni, ha detto a me non interessa più di tanto quanti gol sbagli la Roma, mi interessa che la Roma crei occasioni e ve l'avevo detto nel mio video come gioca la Roma, che la Roma ha un rendimento leggermente negativo per quanto riguarda la produzione offensiva, nel senso che ha segnato 33 gol, ma secondo gli XG avrebbe dovuto potuto segnarne circa 36. Quindi è di almeno 3 gol sotto e in realtà XG normalmente anche magari con 10 di XG riesci a segnarne 13-14, questo grosso modo è diciamo, queste più o meno sono le misure. Quindi la Roma è parecchio indietro, non di 3-4 ma di 5-6 gol rispetto all'effettivo, tra effettivo e potenziale. Però Fonseca ha detto che l'importante è creare occasioni, ma quello che mi ha incuriosito è dobbiamo giocare come giocano loro perché anche noi giochiamo così, cioè difesa alta e stare corti. Una Roma che in realtà non sta tanto corta, lo ha detto Sarri, è una squadra che si allunga e ti allunga e dobbiamo evitare di farci allungare, aveva detto proprio il tecnico bianconero ieri, però invece Fonseca la vuole interpretare così e mi ha incuriosito perché significa che alla Roma non interessa che giochi contro la Juve, vuole essere la Roma, vuole fare la Roma. E questo chiaramente è un elemento in più perché dal punto di vista mentale va in campo con una volontà di potenza e quindi dobbiamo cercare di andare a fermare questo impatto che può dare la Roma alla sua partita e contro la Juventus, cercando di avere una volontà di potenza maggiore noi Juventus, che potrebbe scendere in campo con questa maglia. Io l'ho indossata solitamente nel prepartita, metto la maglia ipotetica della partita di cui vi parlo, non ho la minima idea, è una tripla, può essere qualsiasi di queste maglie perché andrebbero tutte comunque a contrasto, probabilmente la bianconera perché contro la Roma abbiamo sempre giocato con la maglia bianconera, però mi piacerebbe vedere questa, visto che ultimamente la seconda e terza maglia non si stanno vedendo mai. Cosa ne pensate? Questo andrebbe a contrasto magnificamente. Detto questo, quale sarà la formazione di Sarri? Tra poco ve la mostro, ma prima volevo dirvi che secondo me è stato un po' frainteso il discorso di Sarri in conferenza stampa da parte dei giornalisti. E cioè adesso si sta parlando dell'ipotesi di rotazioni. Sarri ha parlato di rotazioni, in realtà no. Nel senso, può darsi anche che Sarri faccia uno o due cambi rispetto alla formazione di Cagliari, ma è più probabile di no. Sarri non ha parlato di rotazioni per questa partita, ha parlato del fatto che nelle prossime partite, visto che faremo 3 partite in 7 giorni, ci saranno naturalmente delle rotazioni. Ha detto che lui prima veniva accusato di fare poche rotazioni, adesso gli si chiede di farne di più. E quindi ha parlato di questo in questi termini. Però poi ha detto che comunque De Ligt non dovrebbe giocare perché sta crescendo, ma ancora non è al meglio fisicamente. Per quanto riguarda il centrocampo, abbiamo comunque Bentancur squalificato e non è tornato a parlare degli esperimenti su Bernardeschi e su Emre Can. Non si è parlato particolarmente di Higuaín, anzi, si è parlato di come si può giocare senza Higuaín. Si è parlato in questi termini di Rabiot e Ramsey che si vanno a inserire negli spazi. Quindi le indicazioni che può averci dato Sarri tra le righe sono di una formazione praticamente identica rispetto a quella di Cagliari, e cioè sarebbe, e ve la mostro, dicevo, Szczęsny, Cuadrado, Demiral, Bonucci, Alexandro, Rabiot, Pjanic, Matuidi, quindi con Rabiot mezzala destra, e Ramsey in appoggio a Dybala e Ronaldo. Anche perché Higuaín ha fatto un po' di differenziato in settimana per un affaticamento. Ma potrebbe esserci anche qualche variante, nel senso è possibile magari non vedere Matuidi e quindi vedere Rabiot a sinistra con Emre Can, di cui tra l'altro oggi è il compleanno, tanti auguri Emre, e quindi lui a destra, Emre Can a destra con Rabiot a sinistra, ma anche potrebbe pure essere la volta di Bernardeschi che torna in campo, non gioca da un sacco di tempo, magari l'esperimento che sta facendo Sarri su di lui per trasformarlo in una mezzala sinistra è arrivato ad un punto di maturazione tale da poterlo finalmente vedere in campo. Queste sono secondo me le ipotesi in alternativa, perché poi per la difesa centrale non ci sono dubbi, per i terzini neppure, perché onestamente se Cuadrado e Alexandro stanno bene non vedo perché debbano giocare altri, visto che Cuadrado e Alexandro sono sicuramente i migliori da questo punto di vista. E d'altra parte la Roma spinge sì sulle fasce, ma gioca soprattutto per vie centrali, quindi servono dei terzini che sanno approfittare magari di uno spazio che si va a creare sulle fasce, ma che sanno anche fare le giuste diagonali per tenere compatta la difesa, perché se la Roma attacca centralmente c'è bisogno del centrocampo, ma c'è bisogno anche dei terzini.
terzini. E appunto per quanto riguarda il centrocampo sarà una scelta chiave quella degli interpreti, soprattutto per quelle che possono essere le ripartenze o comunque gli attacchi verticali della Roma, che bisogna evitare vada in superiorità numerica, perché lì, come vi ho detto, c'è dei giocatori di massima assoluta qualità. E mi aspetto, tra l'altro, tra parentesi, una partita di livello superiore da parte di Ramsey, perché contro il Cagliari aveva giocato benino, ma nulla di più, e invece oggi è chiamato probabilmente ad una prestazione migliore. Parentesi, non vinciamo a Roma da maggio 2014, ergo De Osvaldo, in una partita inutile. In realtà è anche inutile questa statistica, perché a parte Roma-Juventus, in cui segnarono Dzeko e Pjanic su punizione ad agosto 2015, a inizio stagione, e quindi comunque era agosto, per il resto Roma-Juventus questi anni si è giocata qualcosa come 3 volte consecutive a maggio, appunto. E quindi era una partita inutile. Il fatto che non abbiamo vinto non significa nulla, perché tutte le volte avevamo già vinto lo scudetto, ogni volta che siamo andati a Roma a giocare Roma-Juventus. Questa volta poteva succedere la stessa cosa, ma cioè, prima Roma-Juventus e poi Juventus-Roma sarà l'ultima, appunto, di campionato, sperando che sia inutile pure quella, ma perché abbiamo già vinto lo scudetto, non perché l'abbiamo già perso. Quindi è una statistica praticamente che lascia il tempo che trova, però abbiamo magari questa motivazione in più per andare a sfatare questo tabù e tornare a vincere a Roma contro la Roma. È tutto quello che avevo da dirvi per questo prepartita di Roma-Juventus. Che maglia metteremo stasera? Proviamo a fare un po' un sondaggio al volo qui nei commenti e ditemi come vedete questa partita, che cosa vi aspettate in particolare a livello tattico, a livello di scelte di formazione e tutto quello che volete, ovviamente anche un bel pronostico. Grazie per la vostra attenzione, like al video se vi è piaciuto o se vi piace come mi sta la maglia, secondo me molto bene. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche, ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie.